Ehi, allora perché tenerlo segreto tutti questi secoli? Drake cosa doveva trovare per Elizabeth? Non ne siamo certi. Un tesoro, credo. Non lo so, sembra una specie di meccanismo. Qualcuno ha sparso gli ingranaggi dappertutto. È stato Surprises. Chi lo sa? Speriamo di trovare la soluzione. Dobbiamo trovarla se vogliamo uscire. Questo pannello decodifica le immagini. Che cosa vedi? Allora, uno è a forma di croce, mentre l'altro ha quattro cerchi. Ehi, su questi ingranaggi c'è lo stesso simbolo. Ah, i simboli sembrano ruotare in direzioni tra loro opposte. Ok. E questo che accidenti significa? Sicuro che sia un tesoro quello che cercano? No, proprio sicuro no. Ok, e tutte quelle membra sospese? Voi aspettate qui, vado a controllare. Sally, tirami l'accendino. Certo, ecco, tieni. Prima porta è aperta. Avanti. Allora, Nate, Francis Drake ha mai trovato la città perduta che stava cercando? No, non direi. Sembra sia arrivato fin qui per girare i tacchi e tornare a casa. Esatto. Ti sei mai fermato a chiederti perché? Che intendi? Non so perché. Questo posto è un po' Ah, sembrerebbe un bracciere decorato.
Una torcia lo illuminerà. Che mi venga un colpo. Wow. Com'è in alto, così è in basso. Sally, sembra una sorta di carta celeste. Molto probabile. Gli arabi si orientavano nel deserto usando le stelle, come i navigatori nell'oceano. Esatto. Riusciresti a usare queste costellazioni per trovare la città perduta? Se avessi un sestante, sì. In tanti anni di marina qualcosa ho imparato. Pensavo li avessi passati a migliorare il tuo rimorchio portuale. Il cosa? Ah, lascia perdere. Ehi, pensi di poterla ricordare? Oh, sì, ma sarebbe meglio copiarla, non credi? No, sarebbe meglio non farlo. Ehi, ragazzi, guardate. Ah. Beh, allegro. Avete sentito? Oh, oh. Oh, no. Ma che cos'è? Via dalle pareti. Non mollare la torcia, ragazzi. Merda. Le bestie sono un po' aggressive. Ok, restatemi dietro. Continuate a sparare e seguitemi! Lo seguite! Sally, spara! Forse passiamo di qua! Allontanali con questo. Aiuto Elena da questo. Come va, Elena? Elena! Sally, munizioni! Sally, mi salvo ora! Come andiamo? Beh, apri la porta! Abbastanza di quelle maledette bestiacce. Aspetta, sapevate di trovarle? E me lo stavate per dire, vero? Ehi, guardate qua. Non lasciarti ingannare dalla bellezza del mondo. È la chimera di un sognatore. Un miraggio nel deserto. Il calice della morte ti sarà versato. Magnifico. È in inglese? Sì. Deve averlo scritto Drake. Ok, ok. Fatemi capire bene. Drake naviga per migliaia di chilometri alla ricerca di questa Atlantide del deserto. E quando finalmente arriva qui, ciò che trova lo convince a girare i tacchi, tornare a casa e nascondere ogni traccia del suo viaggio. Esatto. Ma tu vuoi proseguire, vero? Sì. E per cosa? Per le ricchezze. Sally, a te presta ascolto. Ti prego, fermalo. Sì, Sally, ti prego, fermami. Qual è il vostro problema? Elena, dai, stavamo solo scherzando. Ascolta, hai vinto, ok?
Sei stato più furbo di lei. Tu sai dove si trova la città e Marlowe no. Perché non ti basta? Riparo, imboscata! Oh, merda. Elena, Sally, state giù! Non vedo nulla! Sally, tutto bene? Non si dirada! Ah, diamine, non vedo niente! Ok. Vedete altri? Dobbiamo trovare un'uscita! E come pensi di fare? Vieni qui, Nate! Ti spingo io! Occhio, ragazzo! Attenti! Vi mando giù la scala! Ok, occhio! Bene! Ci sei? Ecco. Grazie. Datemi le armi. Non possiamo uscire armati. Ah, giusto. Anche se mi piacerebbe. Forza! La via sembra libera. Dobbiamo levare le tende prima che ne arrivino altri. Ok, quassù. Di qua. No. Nate. Scappate. Scappate. Oh, no. Ok, calma, ragazzi. State lontano. Lontano. Che gli succede? L'hanno drogato. Cosa? Dai, portiamolo via da qui. Coraggio, figliolo! No! Vogliamo solo aiutarti! Lasciatemi stare! No. Nate! Lasciami in pace. Oddio. Oddio. No, 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 no. Presto sarà tutto finito. Fidati di me. Mi spiace.
Sully! Sully non c'è. Ora sei. Sully lo sa. Fidati di me. Sì. No, no, non ci vada. Lasciati andare. Che posto è questo? Ci siamo. Devi solo ascoltarmi. Sai cosa mi serve? No, devi fermarli, fermali. Non lascerò. Dov'è? Non lo so. Consegnali a me. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Cazzo, non lo so, non lo so. Per favore. Non lo so. Bentornato. Ti sconsiglio di fare scenate. Non sei qui in via del tutto regolare, ricordi? Da umili origini verso grandi imprese. Dietro l'aria da sbruffone si nasconde ancora il piccolo randagio di una volta, dico bene? Evita la psicologia. Non mi conosci. In realtà, credo che nessuno ti conosca meglio di me, Mr. Drake. Ovviamente questo non è il tuo vero nome, giusto? Ma non è certo questo il punto. La madre muore suicida. Il padre rinuncia alla custodia del figlio quando ha 5 anni. Infine è affidato al St. Francis, orfanotrofio. Sembra di leggere Dickens. Oh. Tranquillo, lei non è di nostro interesse. A meno che tu, ovviamente, non ci costringa ad aumentare un po' la pressione. E cosa vuoi da me? Beh, per quanto mi costi molto ammetterlo, mi serve il tuo aiuto per trovare Victor Sullivan. Certo. Sappiamo già che conosce le coordinate per trovare i RAM. E come lo sapete? Ce l'hai detto tu, Nathan. A quanto pare la tua lealtà non è poi così incrollabile come credi. E chissà la sua. Cosa? Aspetta, a che gioco stai giocando? A nessuno. È solo che... Beh, ormai è da un po' che ti abbiamo nelle nostre grinfie. Lui non si è certo precipitato a salvarti. Neppure quello di Cartagena fu un vero salvataggio. Ti vide solo come una risorsa da sfruttare. So dove vuoi arrivare. Credimi, Victor pensa sempre e solamente a Victor. È la purissima verità. Lo scoprii proprio 20 anni fa. Mi sorprende che a te sia servito tanto tempo per arrivarci. Sprechi il tuo tempo, Milady. Può darsi. Ma fatti una domanda. Quando ti tolse dalle strade della Columbia 20 anni or sono, ti salvò davvero da quella vita? O piuttosto ti condannò a questa? Ah, eccellente. Bene, hanno localizzato Sullivan all'altro capo della città. Mi spiace, Nathan. Sembra proprio che tu sia stato rimosso dal tuo incarico. Winter! Winter! Winter!
حاسب ولا حاسب فين رجل اللي بيحصل Presa, coglione! Scusate. Scusi. Eccolo lì. Credevi di avermi seminato. Forza, Talbot! Comincio a stancarmi! Ada, Yersiko! Wokif ora tukha! Shurta! Ada, shurta! Wokif! No!
fatto male. Ah!